Mi dici cos'è il diritto di proprietà intellettuale? Proprietà intellettuale significa qualsiasi cosa sulla quale si mette il proprio intelletto per creare qualcos'altro. Questa dovrebbe essere la proprietà intellettuale. E come può essere piratata? Non ho idea. Proprietà intellettuale? Credo che sia qualcosa che una persona possiede e che nessun altro possa richiederne la proprietà. Mi sembra sia questo. Sapete cos'è il diritto di proprietà intellettuale? Sì, lo sappiamo. Riguarda il copyright, i brevetti e i marchi. Un lavoro originale, ad esempio, ottiene un copyright. Proprietà intellettuale? No. Sei a conoscenza che esiste la biopirateria sulla conoscenza tradizionale qui in India? Multinazionali stanno cercando di brevettare cose che appartengono alla vostra tradizione. Sì, in particolare piante come il neem oppure lo shalaki. Sono al corrente, ma queste cose sono troppo tecniche. Come si fa a parlarne? Non so dire niente di niente in proposito. Con migliaia di anni di conoscenze e pratiche legate alla Ayurveda, al Siddha e al sistema Unani, l'India è la nazione che ha una delle percentuali più alte al mondo di cittadini che si curano con la medicina tradizionale. Oltre 700 milioni di persone. Per i tre sistemi tradizionali indiani, la salute non è prendere farmaci, ma raggiungere un equilibrio che integra il benessere fisico, mentale e spirituale. Se l'equilibrio si rompe, si può recuperare attraverso pratiche mediche e farmaci per lo più derivati dalle piante. Siamo nel sud, nella regione del Tamil Nadu, dove la tradizione narra sia nata la medicina Siddha, una delle tre grandi medicine dell'India. Conoscenze millenarie come queste oggi sono minacciate dall'Organizzazione Mondiale del Commercio, dai trattati sui diritti di proprietà intellettuale e dagli accordi di libero scambio. Negli ultimi 26 anni la comunità internazionale ha messo a punto un intreccio complicato di norme per costruire un'architettura economica e finanziaria globale valida per tutti. La questione dei diritti legati alla proprietà intellettuale è cruciale per 48 milioni di persone che vivono in paesi in via di sviluppo dove il 40% degli abitanti può contare su meno di $2 al giorno per vivere. Con questo viaggio vorremmo capire come l'India sta proteggendo le conoscenze tradizionali dall'assalto della biopirateria e come intende integrarle nel sistema sanitario nazionale. Due fattori importanti raccomandati anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ma per salvaguardare le conoscenze tradizionali, per prima cosa è necessario tutelare la materia prima, vale a dire le piante medicinali. Qui a Kurtalam abbiamo incontrato Maria Piamacchi, la creatrice di un progetto dedicato alla biodiversità. Un piccolo esempio di conservazione della medicina tradizionale. In questo posto si racconta che sia vissuto il saggio Agastya, che è il fondatore della medicina Siddha, la medicina tradizionale del Tamil Nadu. Il mio è un piccolo progetto di valorizzazione di questa conoscenza tradizionale grandissima rispetto alle piante medicinali, che rischia di scomparire. È molto importante che queste piante vengano usate nel modo giusto, perché io credo che sia che abbiano una grandissima valenza terapeutica, però purtroppo magari hanno dimenticato le ricette come erano, per cui noi facciamo un'attenta documentazione sull'uso, sulle ricette, le insegniamo ancora alle donne e ai bambini, così veramente questi rimedi casalinghi possono avere una valenza importantissima per questa gente povera che non può comprare le medicine. Noi lavoriamo molto sull'integrazione alimentare, per esempio insegniamo la gente a curarsi con il cibo soprattutto. E questa per esempio è una piantina tipica di Kurtalam, l'Alternanthera sessilis,
Ponnagannikia la chiamano in tamil. Qui la gente mangia riso e una zuppetta che ha poco nutrimento. Nella zuppa noi diciamo di aggiungere delle foglie di questa pianta. Oltretutto è buonissima, la distribuiamo nei villaggi proprio per questo. Oltre ad essere un integratore alimentare, potenzia anche la vista. La curcuma è una pianta che dicono che è nata in India proprio perché in India ci sono moltissimi problemi di batteri. È un antibiotico naturale importantissimo ed è nata quando gli dei e i demoni hanno frullato insieme l'oceano. Quando hanno frullato l'oceano, prima è uscito il veleno più terribile del mondo, che poi è stato mangiato da Shiva, per cui gli è venuta la gola blu, e invece dopo il veleno, prima del nettare, è nata la curcuma. La curcuma è infatti l'antidoto per i veleni, è paragonabile quasi al nettare dell'immortalità. Ho creato questo giardino per poter conoscere e identificare queste piante per motivi di studio, di ricerca, diciamo, ma poi mi sono resa conto che la gente dei villaggi che veniva a vedere quello che facevo non conosceva la maggior parte di queste piante. Noi qui ne abbiamo almeno 450 specie diverse, molte sono rarissime, endemiche, a rischio di estinzione, e i bambini del villaggio pensavano che alcune le avesse portate addirittura dall'Italia. Come ogni mese, Maria Pia raccoglie piante dal suo vivaio per portarle al villaggio. Ognuna di queste piante conserva storie, conoscenze, ricette che rischiano di andare perdute. Riconsegnarle ai bambini è un gesto didattico per incuriosire e far riflettere. One by one all'apero va. Plant curu. Ah, ma ciampagatia. Poco a poco i giardinetti intorno alle case di Mulali Kudiruppu cominciano a popolarsi di piante della salute. Piante scomparse da tempo dalla vita del villaggio. I bambini stessi ne saranno i custodi. Per difendere le conoscenze tradizionali della biopirateria delle case farmaceutiche, l'India ha sviluppato un progetto all'avanguardia. La Traditional Knowledge Digital Library, una biblioteca digitale specializzata che ha sede in un complesso di edifici molto controllati. Qui sono raccolte le copie pubblicate di migliaia di preziosi manoscritti in sanscrito, urdu, arabo, persiano e tamil. Il vero tesoro sono le informazioni sui rimedi millenari delle tre grandi medicine tradizionali. Esperti, traduttori e scienziati individuano nei testi le formulazioni e gli usi di ogni preparato. Sono oltre 200.000 le formulazioni individuate, ognuna scansionata e sottoposta ad un alto livello di qualità. Immesse in un database, le informazioni sono tutte corredate dai loro usi terapeutici e dalla fonte di provenienza. Il censimento è un lavoro gigantesco e tuttora in corso. Tradotto in 6 lingue, il database è riservato esclusivamente agli uffici brevetti autorizzati, che possono controllare in anticipo le richieste per la registrazione di nuovi preparati. Nel 1995 l'ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti accordò un brevetto che riguardava le proprietà terapeutiche della curcuma, e questo in India sconvolse l'opinione pubblica nazionale. Com'era possibile che qualcuno avesse potuto brevettare una conoscenza che tutte le casalinghe indiane già possedevano? Così, a nome del Consiglio dell'Industria e della Ricerca Scientifica indiano, noi facemmo causa e nel 1997 il brevetto fu cancellato.
Fu proprio in quel momento che cominciammo a studiare il problema rendendoci conto che non erano gli uffici dei brevetti internazionali a voler garantire licenze errate. La conoscenza tradizionale non era disponibile in nessuna lingua che fosse facilmente comprensibile, né in una forma digitale. Così, per rispondere a queste questioni, pensammo che la Traditional Knowledge Digital Library potesse essere un meccanismo, una tecnologia all'avanguardia, un approccio nuovo per risolvere il problema. E sono convinto che ce l'abbiamo fatta. Questo sistema aiuta a combattere la biopirateria delle case farmaceutiche, che ancora oggi tentano di spacciare per invenzioni moderne alcuni principi attivi di piante medicinali noti da secoli. Un seme non esiste semplicemente. È cresciuto in millenni. Arriviamo in treno a Dehradun, una cittadina alle pendici dell'Himalaya. Qui, nel 1984, anno della tragedia che avvelenò oltre 10.000 persone a Bhopal, la allora giovane ambientalista Vandana Shiva decise di dare vita ad un progetto di agricoltura che proteggesse la biodiversità, la terra e i contadini locali. Così nacque Navdania, una fattoria in cui centinaia di varietà di riso, avena ed altri cereali vengono coltivati e preservati per evitarne l'estinzione. Una forma di resistenza attiva per combattere la biopirateria e il concetto di brevettazione della vita. Se le società vanno in paesi dove non esiste legislazione sui diritti di proprietà intellettuale, come fa la gente di là a perdere qualcosa? Voglio dire che se non esistono regole, gli abitanti possono ancora utilizzare i loro diritti di proprietà intellettuale, i loro fagioli o le conoscenze tradizionali. Contadini americani andarono in Messico e scoprirono un genere particolare di fagiolini o di mais. E si dissero, me ne torno a casa con un sacco. Rientrati nel loro paese, fecero delle piccolissime modifiche sul prodotto e poi chiesero un brevetto su quelle piante. Da parte sua, l'amministrazione americana non ebbe esitazioni a concedere il brevetto, anche per l'esportazione all'estero, compreso il Messico. Così, chiunque in Messico avesse voluto comprare quei fagiolini avrebbe dovuto pagare loro dei diritti, malgrado il fatto che quei fagiolini all'origine provenivano dal loro paese. Questo per me significa veramente perdere i benefici di qualcosa che già appartiene alla tua terra e alle comunità locali. Navdania accoglie giovani agronomi che, come Charlotte e Frank, hanno scelto di guardare con occhio critico ai processi di globalizzazione introdotti dagli organismi internazionali e a partecipare ad una nuova visione di benessere globale. Bijja Devi, da oltre 15 anni, è la custode della Banca dei Semi. Conserva più di 1.400 qualità diverse di semi provenienti da tutta l'India. A oggi, oltre 500.000 contadini sono stati educati all'agricoltura biologica e alla difesa delle loro risorse. Mentre le donne selezionano il riso e pestano i semi di neem per la preparazione di un pesticida, gli uomini bollono la curcuma, uno dei più importanti antisettici naturali. L'uso di una pianta medicinale è anche il prodotto di un sistema di conoscenza. La biopirateria sta rubando poco per volta tutta questa straordinaria biodiversità e la conoscenza tradizionale ad essa legata. Collegi da di un brevetto dicendo «Sono io ad averne inventato l'uso, ad aver scoperto le proprietà presenti nelle piante che la natura ha creato o i contadini hanno sviluppato». Fermare la biopirateria è vitale,
per non permettere l'accrescersi della povertà nel terzo mondo. Se la biodiversità oggi è un bene libero, perché le comunità locali abbiano cibo e salute a sufficienza, la biopirateria potrebbe rendere illegale l'accesso dei popoli a tutto questo, portandoli a vivere in un'economia creata dal debito.